Ciao a tutti ragazzi, e prima di lasciarvi il video voglio dirvi una cosa: il cobblestone generator funziona, quindi in questo episodio io ve lo spiegherò. Comunque diciamo che funziona, volevo dirvi questo perché ora sto iniziando a editare, quindi non so se in questo episodio l'hanno aggiustato o no. Ho fatto un po' di confusione perché sto registrando tipo 6-7 episodi uno dietro l'altro, quindi capitemi. Sono le 5 del mattino e sto editando questo video sperando di farvelo uscire domani con tutto il tempo di caricamento e il tempo di editarlo. Auguratemi buona fortuna. Vi lascio al video, ok? Buona visione. E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo episodio della Skyblock. Episodio 3 se non sbaglio. Faccio confusione perché sto registrando tantissimi episodi, ragazzi, capitemi. Perché voglio andare con i progressi e quindi non voglio aspettare il prossimo episodio, ne registro tipo 6-7 episodi alla volta. Quel pigman, non chiedetemi perché sta lì, era un uovo speciale che avevo. Non so come l'ho avuto questo, non mi ricordo, in qualche challenge, però l'ho spawnato per sbaglio e sta lì. Lasciamolo stare, ci farà compagnia. Allora, io qui ho fatto un po' di progressi, non so nello scorso episodio come siamo rimasti. E vi voglio dire una cosa: il cobblestone generator, Jacopo, ci senti, e Bob, 40, non mi ricordo, comunque Bob e i due modder, diciamo, di questa Skyblock mi hanno aggiustato il cobblestone generator, che ho messo tutte le cose sistemate, mi ha regalato anche due incudini, quindi sono abbastanza felice e grato con questo server, diciamo. Finalmente mi hanno ascoltato. Come vedete ora, quando rompo mi dà dei minerali ogni tanto, non sempre, ed è una cosa che ci aiuta molto perché con i minerali voi li potete vendere e fare soldi, con i soldi comprare i materiali per costruire. Quindi è tutto un ciclo che parte da cobblestone generator, quindi dovete forse avere il cobblestone che vi dà minerali. Ora non so perché, spero che non si sia bucato di nuovo. Dimmi di no. Dimmi di no. No, raga. Ok, mi era venuto un colpo, vi giuro, perché ora sono stati loro qua, mi hanno aggiustato il cobblestone generator. Cioè non ora, oggi, e quindi avevo paura che si era bucato di nuovo. Ok, finalmente mi hanno aggiustato. Come vedete ogni tanto, lui li aveva, non sempre. Ok, ecco un blocco di ferro, ogni tanto mi dà qualcosa e quindi io ho messo l'ho per sotto con la cassa che mi raccoglie di più. Come vedete tutto andrà qui. Ora, allora, volevo farvi vedere. No, qui tutte le cose, diciamo, che ho raccolto. Ho questi 43 pezzi di terra. E questi 43 pezzi di terra sono sempre, diciamo, non sono, non mi ricordo, sono se sempre quelli di FlavTube o... Non ricordo, raga, non ricordo. Ok, scusate se qualcuno non saluto e qualcuno mi ha regalato questi pezzi di terra, ma sto registrando troppi video uno dietro l'altro, quindi ora tipo facciamo quest'altro strato. Vediamo 40 pezzi di terra, cosa facciamo? Penso pochissimo, sicuramente pochissimo. Mettiamo, cominciamo a mettere tutto così. Ok, qui vedete che è quello che ha fatto Bob, il cobblestone generator che ha creato Bob. Penso che lo distruggeremo. Sì, dai. Lo togliamo da qui perché mi dà leggermente fastidio. Un attimo ho pensato che sotto non ci avevo messo il blocco e tipo scendeva l'acqua, e tolto l'acqua e cadevo nel vuoto come uno stupido. Ma non è così, ok. Distruggiamo tutto qui, così magari ci togliamo tutto, però lo farò dopo. Continuiamo a piazzare questi ultimi decine di pezzi di terra. Come vedete non mi sono bastati mai nella vita. Quel cobblestone sotto lasciamolo stare, quel pillar l'ho fatto io all'inizio, rimarrà lì per sempre ovviamente. Ok, ultimi 4 pezzi, mettiamo qui e basta. Essenzialmente mi servirà tantissima terra. E qui, come vedete, ho fatto tutto un ripiano. Io riempire tutto l'acqua qui per fare una fontana. E al centro io metto una bella statua, una di quelle che ho trovato su internet, però la modifico a modo mio. E voi mi dite poi dopo come viene. Ora la facciamo più o meno, vediamo di farla insieme, se ce la facciamo in questo episodio. Devo mettere ancora tutta l'acqua, raga, è un casino. Questi due buchi che vedete erano le scale. Qui dovevo ancora riempire tutto. Vabbè, lasciamo stare. La prima cosa, voglio vedere di fare qualche challenge. Allora, abbiamo questa, crea 21 pagnotte. La facciamo subito. Ok, ci dà un pezzo di terra e 10 di esperienza, ma va bene così. Poi, colorante, carta. No, cobblestone. Abbiamo fatto già uno. Questo stack di seme è tantissimo. 18 zuppe di funghi. Ok, questi qua si sbloccano dopo ovviamente. Ok, ho capito. Facciamo meno questa qua della cobblestone, adesso che ce ne abbiamo tanta. Facciamola. Ok, due.
Allora, vediamo a rank. 32 sapling servono per fare un altro, per salire di grado. 32 sapling, no? Ho sbagliato, raga. Vi giuro che le mele pensavo erano sapling. Ok, raga, ora voglio un attimo cercare di farmi una piccola fonte d'acqua infinita, così ci riempiamo quella vasca d'acqua. Ovviamente lo farò o con un video un po' velocizzato, oppure lo faccio un attimo off camera e poi dopo riprendo a registrare perché non voglio annoiarvi, che lo so che vi annoio facendo diciamo tutto questo. Aspetta, ci serve un altro secchio d'acqua però. Prendiamo un attimo d'acqua, questo secchio d'acqua. Ok. Lo piazziamo qui. Così abbiamo una fonte d'acqua infinita, come potete vedere. Una la ripiazziamo qui. E un'altra la prendiamo. Oddio, ci sto pensando, però ho messo l'acqua vicino al cobblestone. Se io rompo quel blocco, l'acqua potrebbe trasformarsi la lava in ossidiana. E quindi stavo per fare una grandissima cazzata. Quindi facciamolo di così che è meglio, magari. Cioè, evitiamo di fare stupidaggini. Non so, raga, non riesco nemmeno a girare la rotolina del mouse. Ok, oggi non so, è così. Ok, raga, allora, si è fatto giorno, così cominciamo a vedere un po' meglio le cose. Io qui voglio cercare di fare le scale per scendere giù, perché sotto quella fontana ci voglio fare una piattaforma. Voglio fare tipo tanti piani di questa isola, quindi cominciamo a fare il piano di sotto a questo. Magari piazzando un secchio d'acqua qui, scendiamo. Beh, piazziamolo qui, che magari così facciamo. Iniziamo dalla scalinata. Scendiamo. Aspetta, facciamo scendere un po' l'acqua, se no evitiamo di cadere giù, grazie. Un po' di stack di cobblestone, non voglio perderli. Tutti fabbricati a mano. Allora, facciamoci le slab, ovviamente, perché non abbiamo tanti blocchi. Facciamo le slab così raddoppiamo i blocchi. Scendiamo con l'acqua. Poi con i blocchi iniziamo a piazzare 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Facciamo il tutto al sesto blocco, così abbiamo un bel po' di spazio dal primo al secondo piano e possiamo lavorarci. L'acqua la possiamo anche eliminare. Ci troviamo sul blocco. Ora dobbiamo soltanto delineare una piattaforma. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4. Ok, per iniziare ci cominciamo ad allargare. Man mano ci facciamo una piattaforma. Questo blocco di bedrock qui potrebbe essere un piccolo problema. Piazziamo anche questi. Qui mettiamo un blocco, magari lo riteniamo come sacro. Ok, abbiamo fatto una piccola piattaforma d'inizio. Magari qui ci facciamo una piccola scala e sta laggando. Non so perché, ma sta laggando di brutto. Ok, raga, ha finito di laggare, finalmente. Io, come vedete qui, ho fatto tutto off camera per non annoiarvi e ho cominciato a costruire. Questa è la piattaforma iniziale dove dovrà, diciamo che o ci farò la base o il magazzino, non lo so. Ancora non so cosa farci qui sotto, però cominciamo ad allargare la nostra isola. Ci facciamo tutta una piattaforma e un cerchio, questo ovviamente è lo stesso che abbiamo sopra. Quello che abbiamo preso su internet, diciamo, basta che andate su Google e scrivete cerchi Minecraft e vi dà tutti i tipi di cerchi come li volete voi, di diametri diversi, quindi non c'è problema, è una cosa semplicissima da fare su Minecraft. Un altro qui, questo magari lo togliamo. Piazziamo ancora un altro qui, un altro qui, un altro qui. Penso che basti, ok, sono i due, poi dobbiamo uscire di uno e fare altri tre, uno, due e tre. Poi uscire di uno e fare altri 7 se non sbaglio. Oddio, il bug delle slab, vedete? Facciamo 1, 2 e finire i blocchi. Facciamo 3 e questo mettiamo tipo qua, altrimenti mi imbroglio dopo con le misure. Vabbè ragazzi, io vado a raccogliere altra legna e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, eccoci qua. Sono andato a raccogliere più o meno la poca legna che abbiamo, perché abbiamo 4-5 alberi, non di più. Quindi con questo vediamo dove arriviamo. Poi magari lo finisco io dopo l'episodio, lo finisco off camera. Però voglio almeno completare il cerchio insieme a voi, perché non voglio fare sempre tutto da solo, mi fate compagnia, dai. Allora facciamo uno qui. Sempre, allora arriviamo a 3, ma quindi 7 qua, 1, 4, 5. Come vedete, mi trovo perfettamente con l'altro cerchio. Meno male che mi trovo, raga. Altrimenti dovevo fare un casino. Questa volta ci siamo trovati perfettamente, come vedete. E questo doveva essere, diciamo, il cerchio iniziale. Poi doveva essere tutto riempito, raga. Questo penso che nel prossimo episodio lo vedrete tutto riempito. Raga, questi blocchi li piazziamo, ma non ce la faremo mai nella vita. Quindi lo farò off camera. E lo farò vedere direttamente nel prossimo episodio.
forza, raga, non voglio annoiarmi insieme a me a piazzare blocchi, addirittura a piazzare slab, che è ancora più noioso dei blocchi, perché li sbagliate a piazzare, è un casino. Allora, piazziamo torce a manetta, così non spona nessuno, come nello scorso episodio che lo zombie che volava, però lasciamo stare. Qui potrebbe volare un creeper, non è una buona idea se siamo sotto questa piattaforma che mi fa qualche buco e non voglio. Ok. Io comunque penso che farò tutto nel prossimo episodio, senza annoiarmi, diciamo. E penso che possiamo chiudere qui questo episodio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Non abbiamo fatto chissà cosa, però, come potete capire, ragazzi, su questo server i materiali costano. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E va bene, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Qui è Tony. Volevo fare la intro, però aspetta, aspetta, Isogo. Mamma mia, ragazzi, che provata. Dite la verità, che provata. Isgo e ritornate subito sola. È un trucchetto che magari usate anche voi sulla Skyblock. Se non lo sapevate, ve l'ho insegnato io ora. E vabbè, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Qui è Tony Halo. Ciao! E rompo sempre qualcosa. Ma va bene. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.